Bravo Luca! Bravo, ce l'hai fatta! C'è da dire che forse ha goduto più con te, Luca, perché ho sentito che faceva quasi il rumore di Leroy Merlin. Era una cosa incredibile. Bastard Inside Live. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Ragazzi, io vivo a Londra, sì. Vi ascolto sempre, tutti i giorni se ce la faccio. Vuol dire che si respira veramente un'ariaccia, stamattina si sta veramente male. Uè cameriere, dico proprio a te, coglionazzo che è partito per andare a fare i soldi e a portare le pizze a Londra. Finita la bella vita a sfumare i cannoni, vieni qua e lavora, merda! Sì. Wow! Invidia, invece di stare a dire tante stronzate di Grignani, di Zarrillo, di Scanu, brutti finocchi, siete una banda di finocchi, mettete una scenetta in più, porca puttana maledetta. Mamma, falla tu, stronzo! Oh, ma che falsetti da cazzo duro a Mazzoli, porca troia! Ma porca, ma come fai, Mazzoli? Mi piace tanto il bus del Q! E poi invece di mettere tutte ste canzoni di merda che Mazzoli manda dall'America, che Wendell si fa i cazzi suoi, mettete un po' di dance fatta bene, quella di Gigi D'Agostino, sì, di tutte quelle minchiate lì, bastardi. No, c'è l'R moscia voi merda. Non capite un cazzo. Oh, se no, guardi il cellulare con l'occhio destro chiuso al buio, diventi cieco. Sì, se invece lo guardi col sinistro chiuso, diventi slovacco. L'uomo, l'uomo. Paolino, vai a fare Ciccino Bottulino invece di stare a dire tutte ste minchiate. Vaffanculo tu e tutti quanti. Cosa vuole? Ragazzi, ma se non sbaglio la Fiat ha la sede a Londra. È vero. E adesso ci divertiamo. Cazzo, è vero. Lapo. Mazzoli è rotto il basta. Mettiti dentro il tuo studio a scrivere scenette, stai zitto sempre a dire. Poi fate parlare quell'altro comunista. Vedi caro Luca, non capisci un cazzo, la spesa si fa o all'Excelsior o all'Italy, si ordina e ci si fa consegnare a casa, ecco. Basta hai attaccato una pezza. Oh, state zitti, metti una scenetta. Wender, metti una scenetta di merda. Pippo, chiudili. Ma chi è sto? Lo amo. Lui è il criticone ormai. È il direttore, è il direttorone. È il direttorone dello zoo. Sono indeciso fra criticone e direttore. Il criticone è bello, però dai, il criticone. No, è il direttorone, perché lui vede che sa anche conosce le terminologie tecniche. Quindi no, vabbè, lui dirige, è un direttore, lo amo. Allora, facciamo così: lunedì ti mandiamo in onda inizio puntata e tu decidi cosa dobbiamo fare. Bravo. Cioè, proprio vogliamo il tuo numero di telefono, ti teniamo in onda e tu ci dici quanto dobbiamo parlare, che scenetta mettere, cosa scrivere, cosa fare, ok? Mi raccomando. Ma ce l'abbiamo già su lunedì telefono, perché è profilato con l'applicazione One Up. Quella che tu dicevi, ma ragione, ma vaffanculo, stai zitto, manda una scenetta di Ciccino Bottulino, manda a fare il culo qualcosa.